45 anni, ma pochissime certezze, anzi soltanto ed esclusivamente dubbi e misteri. La strage della casermetta di Alcamo Marina potrebbe essere destinata a rimanere senza alcuna verità e le famiglie dei carabinieri Apuzzo e Falcetta trucidati senza giustizia. Le stranezze enormi ruotano anche attorno a quello che è ritenuto il fulcro dei fatti: Giuseppe Vesco, morto in carcere in circostanze alquanto strane se non assurde. Lui, che aveva soltanto una mano, sarebbe riuscito addirittura a impiccarsi. Misteri di un periodo di grosse tensioni in Italia. In tutti i grossi e misteriosi episodi di cronaca spunta sempre tale Bernardino Andreola, una sorta di spia dei servizi segreti ma anche delle frange estremiste, che, guarda caso, finì nel penitenziario accanto a Vesco. Non si sa chi lo mandò e perché ciò accadde. Un avvocato alcamese, Santino Butera, che difende la sorella dell'uomo morto in carcere e che già nel 2012 aveva inviato un esposto alla procura di Trapani ipotizzando il reato di omicidio ai danni di Vesco, sta ancora portando avanti le sue battaglie, a cominciare dalla richiesta di estumulazione della salma. Da questa richiesta di estumulazione, una semplice operazione che dovrebbe fare il Comune, non è riuscita ad avere ancora né autorizzazione né risposta. Quindi ad ottobre ho mandato una formale diffida al Comune di Alcamo, a cui sono seguite alcune rassicurazioni in maniera verbale che questa estumulazione sarebbe stata effettuata a breve, ma a cui effettivamente ancora non è seguita nessuna autorizzazione né estumulazione. Ma pensa che dietro questa cosa ci sia un aspetto di questo che è un mistero forse più grande di noi, o semplicemente le lentezze dovute dall'emergenza Covid che inficiano tutte queste operazioni? Guardi, inizialmente anch'io sono stato convinto che l'emergenza Covid può aver influito in questa vicenda. Ora invece, dopo diversi mesi, mi sono convinto che ci sia qualcos'altro. Questa vicenda, che è tutta alquanto strana, tanto che ho appena inviato un'ulteriore diffida al Comune di Alcamo, a cui seguirà sicuramente delle azioni giudiziarie, se entro 30 giorni non avremo la necessaria autorizzazione. La signora Vesco sostiene anche che quel corpo non era il corpo di suo fratello. Lei parlava e ha parlato di segni al collo, visto che almeno secondo le fonti ufficiali si è trattato di un suicidio e di un'impiccagione. Vi sono più dubbi in questa vicenda. Intanto la signora non ha mai visto segni al collo sulla figura del fratello, perché non le hanno consentito di toccare il fratello. La signora ha potuto vedere il fratello solamente da lontano e a distanza, e non ha potuto assistere neanche alla chiusura della bara. Quindi hanno solamente potuto portare i vestiti, e poi il fratello lo hanno rivisto solo e esclusivamente nella bara. Da questa incertezza su chi effettivamente possa essere all'interno di quella bara, la signora ha più volte fatto degli esposti, un esposto in questura e un esposto risulta ai carabinieri, proprio per indagare su queste vicende che sono alquanto strane. Sembra che il carcerato avesse condizioni di salute precarie, insomma non si reggeva in piedi, era sotto osservazione in infermeria, quindi si suppone che è ancora più misterioso il fatto che riesca ad impiccarsi in infermeria, e fra l'altro soltanto con una mano. Pensate di chiedere anche l'apertura di un fascicolo per omicidio? Questo sicuramente. Credo che la vicenda del Vesco sia intimamente legata alla vicenda dei due carabinieri che sono stati uccisi il 27 gennaio del 76. Se Vesco Giuseppe, come pensiamo noi, è stato ucciso perché, come tutti sappiamo, era monco di una mano, in quei giorni, nei giorni precedenti al 26 ottobre del 76, in cui
tecnicamente si è ucciso, il vescovo non era in grado di stare in piedi e ce lo conferma la sorella che era andata a trovarla in carcere proprio qualche giorno prima. Lo stesso pentito Vincenzo Calcara, sentito più volte su questa vicenda, ha confermato come il vescovo spesso si trovasse in infermeria per le sue precarie condizioni di salute. Quindi dico, appare alquanto strano che lo stesso con una mano abbia potuto fare un nodo scorsoio e si sia potuto impiccare a 2 metri di altezza nella finestra. Sono dubbi che ritengo, alla luce anche della revisione dei processi del Gulotta, del Ferrantelli e del Sant'Angelo e del Mannalà ovviamente, che anche questo aspetto vada chiarito, perché anche la famiglia Vesco ha bisogno di avere giustizia in questa vicenda.